Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi una nuova ricettina di bellezza, questa volta dedicata all'autunno ed è adatta per il bagno, per i giorni di relax, insomma, in cui vogliamo stare tranquilli e rilassarci un pochino. La ricetta, come sempre, è molto molto semplice, potete personalizzarla come volete. Io appunto mi ispirerò all'autunno, però poi potete realizzarla come volete, il risultato non cambierà. Ma niente, incominciamo con la nostra ricetta e oggi andremo a realizzare una bubble bar a forma di zucca. Allora, ce n'è una simile da Lush, io mi sono un pochino ispirata a quella, però in realtà gli ingredienti sono molto diversi. Ovviamente quella di Lush è molto più ricca, io andrò a realizzare una ricetta molto basica in modo che possiate realizzarla tutti quanti. Prima però mettete un mi piace al video se vi piacciono le ricette di bellezza, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che carico un nuovo video nel canale. E quindi vado a prendere le cosine che mi servono, quindi una ciotola e le mie tazze. Come vi dico sempre, io utilizzo questi misurini qui, ma hanno la stessa identica dimensione di tazze e cucchiai che avete in cucina, quindi potete utilizzare benissimo quelli perché la quantità è la stessa. Dunque, comincio con due ciotole e vado a versare nella mia ciotola una tazza di amido di mais e la metto un attimo da parte. Adesso prendo quella piccolina e vado a versare un terzo di tazza di sapone. Io per esempio sto utilizzando questo che è alla vaniglia. Lo verso nella mia ciotolina. Aggiungo un cucchiaio di olio vegetale, io utilizzo questo, ma anche l'olio di riso, l'olio di cocco, l'olio di mandorla andrà benissimo. Quindi un cucchiaio d'olio. Ora vado ad aggiungere i coloranti, siccome voglio dargli la forma di zucca, ho scelto il colorante giallo e rosso. Deve essere un colore molto intenso perché poi si andrà a diluire con l'amido. Ok, credo che come colore ci siamo. Un bel arancio. Adesso manca l'ultima cosa, che è inserire la profumazione. Quindi la spezia, che io ho scelto la cannella, e l'olio essenziale, che ho scelto quello di vaniglia. A questo punto riprendo la mia ciotola con l'amido e vado a versare il sapone all'interno dell'amido. E incomincio a mescolare molto molto bene finché si forma una pasta che assomiglia al pongo. Una volta che ha preso la consistenza giusta, cioè che mantiene la forma, andiamo a impastarla, andiamo ad impastare gli ingredienti come se fosse una pizza. Ecco qua, alla fine ho aggiunto altri 4 cucchiaini di amido, questo perché l'impasto deve, diciamo, alla fine assomigliare un po' ad una pasta frolla, un po' friabile. In questo modo manterrà la forma una volta lasciato a riposo. Quindi gli do una forma a palla come questa, con un piccolo frustino gli faccio il disegno in mezzo della zucca, proprio come fanno da Lush. L'ho decorata con un po' di glitter ed infine ho aggiunto il bastoncino della mela per farla assomigliare il più possibile ad una zucca. Ora aspetto 24 ore in modo che si asciughi un pochino e domani torniamo a vedere il risultato finale. Quindi eccomi qua, sono passate 24 ore, la zucchetta si è solidificata quanto basta per riuscirla ad utilizzare e niente, questo è il risultato finale. Io spero che l'idea vi sia piaciuta, non vi mostro il risultato sulla vasca da bagno perché lo vedrete in uno dei prossimi video.
Nel frattempo lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, quali ricette vorreste vedere prossimamente o quali video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!